le tante storie che racconta questo museo, che sono tutte storie legate alla bicicletta, ci sono quelle dei bambini e a me fanno particolare suggestione. Mi piacciono perché sono delle storie semplici di quotidianità. Io ho una memoria che mi torna sempre quando vedo questi giocattoli, queste biciclette giocattolo, perché sono delle memorie legate ai vecchi libri che avevo occasione di vedere da bambino in casa mia. Qui c'è una bellissima bicicletta, in realtà un triciclo, è un triciclo a cavallo, un cavallo triciclo, e forse il pezzo che più mi suggestiona perché mi fa venire voglia di salirci sopra, nonostante io non possa più farlo. È un balocco, uso la parola balocco perché me la ricordo molto bene, da noi non è usuale dire balocco, è più usuale dire giocattolo. Quando arrivo qui mi viene in mente la parola balocco perché è quella che invece c'era nei vecchi libri che io incontravo nella soffitta di casa mia o che avevo insomma modo di leggere da ragazzino un po' di anni fa. Sono storie queste qui appena accennate, è come se ci fosse la prima parola di una storia, poi tutto il resto è da immaginare. La prima parola di una storia che comincia magari con c'era una volta una bicicletta e c'era una volta un bambino, tutto lì, il resto viene da sé. Perché ci si immagina i bambini che stanno su queste biciclette, che si divertono, che si entusiasmano, che per la prima volta provano l'ebbrezza del pedalare, del correre più veloci di quanto non si faccia con le gambe. Insomma, della macchina, che però è una macchina ancora estremamente umana. Poi ci sono le biciclette molto strette, molto personali, come quella di Claretta Petacci, tanto per citare un personaggio noto un po' a tutti. Oppure quella del bersagliere, oppure quella del pompiere, oppure il celerifero del 1700. Però quando arrivo in questo punto provo ancora una commozione più intensa. Quando vedo queste biciclette che sono oggetti che fanno di per sé tenerezza per le loro dimensioni, per la loro semplicità. Ecco. Io credo che la forza di questo museo stia proprio nel saper raccontare storie come queste, nel saper muovere sentimenti e la loro intensità, l'intensità di questi sentimenti, che nasce proprio dal fatto di parlare di cose umane, come l'infanzia, come il lavoro, come purtroppo la guerra o anche come il ciclismo.